È il momento di tornare alla realtà. Eccoci. Li avete visti? Dove saranno finiti Mona, Keiichi e Phoenix? Abbiamo cercato praticamente ovunque. Questa è la nostra realtà originale, giusto? Credo di sì. Il Medan è andato. Non abbiamo neanche più modo di controllare. Comunque, non c'è motivo di preoccuparsene qui. Dovremmo risolvere tutto questo da un'altra parte. Hai ragione. Non importa dove andremo per risolverlo, ci vorrà tutta la notte. Allora, andiamo alle Blanc. Sumire, andiamo. Oh, giusto. Sumire, dai, muoviti. Oh? Sono a casa. Non pensavo restassi fuori tutta la notte. Avresti dovuto almeno avvisarmi. Mi spiace, Sojiro. Siamo noi che l'abbiamo tenuta in giro fino a tardi. Dovremmo scusarci noi per lei. E siamo anche tornati di prima mattina. Ci dispiace tanto. Smettetela di scusarvi così tanto. Preoccuparmi non è una delle mie attività preferite, ma immagino ci sia stato un buon motivo, no? Per caso ha visto Phoenix di recente? Phoenix? Perché parlate di lui? Sai qual è la situazione ora, Sojiro? Beh, sì, è in prigione dall'anno scorso. In prigione! Che sta succedendo? Ma di cosa state parlando? Beh, volevo chiedervelo, ma ora ho la strana sensazione di averlo visto fino a poco tempo fa. Comunque, perché non vi sedete prima di analizzare la situazione? Quindi Phoenix è in carcere minorile? Beh, devo fare un po' di rifornimento prima di aprire. Potete restare qui mentre sono via. Grazie. Così, questa è la nostra realtà originale. O siamo in un'altra diversa ancora? Sai, questi cambi inaspettati potrebbero essere gli effetti delle nostre azioni nella nostra realtà. Ricordate che all'inizio Phoenix aveva intenzione di costituirsi alla polizia. E poi Akechi-kun l'ha fatto al posto suo. Ma quello accaduto nella realtà del dottor Maruki vuol dire che Phoenix adesso. Tutto quello che sarebbe successo se non fosse stato per il dottor Maruki, ora è davvero successo. Sapete, quello che dite comincia ad aver senso. Meno male. In tal caso, nella vera realtà, voglio dire, in quella in cui siamo ora, cos'è successo a Morgana e ad Akechi? Non ditemi che, proprio come mia madre, ora Morgana è... Qualcuno ha fatto il mio nome? Di nuovo! Le gag riciclate fanno schifo! Perché devi farci sempre preoccupare così? Come fai a essere qui? Sembra che in realtà sia stata la mia versione del metaverso a sparire. Hai ripetuto la stessa cosa? Alla fine mi sono svegliata a Shibuya. Per tornare qui mi ci è voluto del tempo. Non spaventarci più così! Ah, un momento, questo significa che Akechi è... Che c'è, Mona-chan? Ecco, in realtà lui è morto. No, non posso credere che Akechi-san sia davvero... Ma che diavolo! Ha lottato duramente, pur sapendo dall'inizio che sarebbe sparito! Così, Phoenix è in prigione e Akechi è... Credevo di essere pronto ad affrontare la scelta fatta, ma questa è davvero una dura realtà. Abbiamo deciso tutti di vivere le nostre vere vite e di guardare al futuro. Eppure... Io non riesco ad accettare che Phoenix Senpai sia dietro alle sbarre. Perché non proviamo ad aiutarlo in qualche modo? Sì, l'idea mi piace. Già, non resteremo in silenzio di fronte a questa ingiustizia. Ma cosa possiamo fare di concreto per tirarlo fuori di lì? Pagare la cauzione? No, non è vero. Ricordo che mia sorella me ne ha parlato tempo fa. Per ribaltare una sentenza servono prove certe dell'innocenza del soggetto. Quindi, in poche parole, dobbiamo solo trovare queste prove, no?
Allora occupiamoci del caso. C'è tempo da perdere. Faremo vedere di cosa sono capaci i ladri fantasma. Un'ultima volta. Hai ragione, andiamo. Salveremo il nostro leader, costi quel che costi. Oh, brave persone siete. Davvero? Ora che ne conosciamo il nome, ci serve solo un indirizzo. Hai ragione, lavorando tutti insieme ce la faremo. Mia sorella deve ancora farmi sapere, ma credo che stia studiando una soluzione possibile. E lo farò anche io. Grazie, porta i miei saluti a Shio-san. Ah, era Han. Oh, sarebbe possibile avere anche il loro aiuto. Sono sicura che saranno felici di dare una mano. Sarebbe fantastico. Ok, lascio fare a te. Ci sentiamo domani. Dobbiamo salvarlo, a ogni costo. Ve l'ho già detto. La sua condotta era impeccabile. Ero io il suo tutore. Chi meglio di me potrebbe saperlo? Scommetto che state cercando di scavare nel suo passato e magari incastrarlo per qualche crimine. Ma non vi permetterò di farlo. Sono stato chiaro? Oh, sì, va bene, come vuole. Lo citerò nella prossima conferenza. Senza di lui non sarei riuscita a sviluppare il farmaco. Ci stanno aiutando tutti. Tutto il tempo passato ad aiutare loro ora si sta riversando su di noi. Ho sentito che Miwa-chan sta facendo progressi. È così, però... Sono certa che questo servirà a dimostrare anche in sede legale che si tratta di una brava persona. La prego, voglio fare tutto il possibile per aiutare a dimostrare la sua innocenza. Capisco, allora questo è il motivo. Anche lei darà una mano, vero? Certamente. Ushimaru. Quindi dobbiamo rilasciare una dichiarazione ufficiale per obiettare all'arresto. Kawakami. Siete d'accordo con me, vero? Oh, sì, è bravo. Rispondeva sempre alle mie cose, anche se gli tiravo i gessi. A che servono gli insegnanti se non credono nei loro studenti? E lui sempre con la mano così, però. Sempre posa Jojo. Anche la Yakuza ci aiuta. Sì, è lui. In più, voi conoscete qualcuno nella pubblica sicurezza, giusto? Potrete presentarmelo. Devo proteggere quel ragazzo con ogni mezzo necessario. Vi prego. Cazzo, ti sta pregando. Mishima, cazzo. Vi prego, vi scongiuro, aiutatemi a raccogliere le firme. Voglio aiutare un mio amico che è stato accusato ingiustamente. È davvero un bravo ragazzo. Lotta sempre per il bene degli altri. Lui è il mio migliore amico. Mishima. Quindi, in sostanza, se abbiamo recuperato la lucidità è stato grazie a lui. Ci ha salvati tutti. E ora lui è essere in difficoltà. Stavolta tocca a noi salvarlo. Ma le nostre parole non basteranno. È per questo che mi serve l'aiuto di Yokata-san e di tutti quanti. Mi aiuterete a protestare contro la polizia? Vi prego. Certo, certo, come no. La prego, mi dica se sa qualcosa di questo ragazzo. Ho bisogno delle testimonianze della gente per scrivere uno speciale su di lui. Ah, ok. Davvero le sembra un ragazzo capace di compiere un'aggressione? Tra l'altro lei... Oia, credo che sia nella zona dove noi abitavamo, perché mi sembra la zona dove abbiamo aggredito Shido. Cioè, quindi lei si è proprio anche sbattuta ad andare così lontano. C'è una certa discrepanza tra le decisioni della corte e le testimonianze dei residenti. La prego, cerchi di ricordare. Oh, certo, ricorderò tutto. Oh, Yoshida, si tratta di un giovane che si trova in difficoltà per l'ingiusta oppressione del governo. È accusato di un crimine che non ha commesso. È un giovane promettente, sono sicuro che un giorno farà molto per questo paese. Dov'è la giustizia se questo paese non è in grado di salvare un cittadino del genere? È inaccettabile! Certo, è vero, è vero. Sono grazie a lui sono stato eletto.
Guardate il tizio, in cima alla classifica. Non ha un punteggio incredibile? Voglio sfidarlo, ma ho sentito dire che è stato arrestato per un crimine che non ha commesso. Ma non posso aiutarlo da solo. Ci serve molta più gente dalla nostra parte. Parlo dei forum, delle petizioni e tutto il resto. Dovete aiutarmi a spargere la voce. Non ha senso che venga arrestato se non ha fatto nulla di male. Vi prego, per favore, aiutatelo. Si è anche tolto il cappello. Sono tutte brave persone. Sì, è grazie a quel ragazzo. Se sono riuscito a uscire dal giro degli incontri truccati, è stato grazie al suo sostegno. Certo, abbiamo capito. Tuttavia, questo ragazzo dal cuore sincero è stato incarcerato ingiustamente. Questa volta voglio essere io ad aiutare lui. Per favore, quel ragazzo non dovrebbe stare dietro alle sbarre. Recupererò gli allenamenti persi, lo giuro. La prego, mi permetta di prendere una piccola pausa. Coach. Non se ne parla. Ma ho alcuni contatti che sarebbero probabilmente molto più utili di qualunque tuo sforzo. Farò anche qualche telefonata per verificare se qualcuno degli altri miei allievi sa qualcosa. Questo significa che continuerai ad allenarti come da programma, ok? Di sicuro, lui vorrebbe anche questo. Lo vorrebbe anche lui. Grazie infinite, coach! Ed eccoci qua. L'ultima volta nella stanza di velluto. Fino a Strikers. Sei sfuggito alla prigione del cuore per finire imprigionato nella realtà. Un esito davvero ironico. Il desiderio per la felicità altrui ha prevalso sulla tua. Eppure, penso che tutto sia per il meglio. Alla fine hai scelto volutamente il percorso giusto. Soprattutto, non hai sacrificato mai i tuoi valori per il tuo interesse. Eccola qui. La carta del mondo. L'arcano finale che hai acquisito è il mondo. È il potere che permette ad un individuo di emergersi sui suoi piedi, traviato da nessuno. Questo potere nutrirà la speranza che condividi con i tuoi amici per lottare per un futuro migliore. Con il mondo non sarai più senza un luogo a cui appartenere e non camminerai mai più da solo. Bellissimo. Bellissimo. Il mio compito è terminato. Sei stato un grande ospite, davvero ragguardevole. Addio, ragazzo. Addio, Lavenza. Fino a Strikers, ciao. Mamma mia. Sta scomparendo tutto. Per l'ultima volta. Fino a Strikers. Vedremo questo posto. Io sarò sempre con te. Addio, mio Trickster. Oh, eccoci qua. Ciao. Da quanto tempo? Ci siamo visti alla vigilia di Natale, giusto? No, lascia stare. Ho due grandi notizie per te oggi. Innanzitutto, abbiamo finalmente avviato la causa contro Shido. Probabilmente verrà condannato. Ti sono grata per aver collaborato. La tua deposizione si è dimostrata molto utile. Ne sono lieto. In verità, a un certo punto sembrava non esserci più alcuna speranza. Ma grazie alle proteste civili, alcuni dei procuratori più indecisi sono passati dalla nostra parte. Passerà del tempo prima che inizino le udienze, ma è comunque un primo passo verso il cambiamento. Per ora è accusato di corruzione, violazione delle leggi elettorali e delle leggi sui finanziamenti. Sapevo che provare l'esistenza del metaverso sarebbe stato difficile, ma non sono ancora soddisfatta. Shido, a ogni modo, ha confessato tutti i suoi crimini, incluso tutto quello che sai bene anche tu. E ora l'altra buona notizia. Da oggi sei di nuovo libero. Davvero? Proprio così. La confessione di Shido ha fatto luce sul tuo caso. Siamo riusciti a provare la tua innocenza nell'aggressione che aveva portato il tuo arresto. La tua sentenza verrà sicuramente revocata. Sei un uomo libero ora.
Gli altri hanno anche fatto tutto il possibile per aiutarti. La testimonianza della donna vittima dell'aggressione è stata decisiva. È incredibile come siano riusciti a rintracciare persone coinvolte in un caso più di un anno fa. E non è tutto. Hai ricevuto il sostegno di moltissime altre persone. Non me l'aspettavo. Comunque, i ladri fantasma ora non esistono più. Adesso è compito di noi adulti guidare la società nella giusta direzione. Eppure, continua a chiedermi se credi alle mie parole. Ci siamo fatti una promessa. Grazie. A ogni modo, sono lieta di essere riuscita a salvarti da in tribunale. Non mi ero mai sentita così felice. Credimi, in quel momento salvare il tuo futuro era più importante della mia stessa carriera. È come se tu mi avessi insegnato a vivere. Non era mia intenzione. Non è vero. A proposito, c'è una cosa a cui penso da un po'. Il tesoro del mio mondo, cos'era? Perché lo vuole sapere? Immagino che ora non abbia più alcuna importanza. C'è solo un'ultima cosa. È qualcosa che non ho detto neanche a Makoto. Ma dopo aver incontrato tutti voi, ho capito una cosa. Il mio tesoro più prezioso è la giustizia di cui mi servo per proteggere le persone a me care. Anche Makoto mi ha aiutato a capirlo. Una volta chiuso il caso di Shido, penso che lascerò il mio lavoro per diventare un avvocato difensore. Volevo riformare il sistema, ma credo che dovrò lasciare a qualcun altro quel compito. Voglio esercitare la giustizia non per i miei interessi, ma per il bene del prossimo. Bene, vado a presentare i documenti per la tua scarcerazione. Grazie ancora per tutto quello che hai fatto. Ci vediamo più tardi. Non ho fatto tutto da solo. È stato anche merito di tutti gli altri. Con la macchina di Lupin. Eccolo qua, è arrivato Jigen. Credo che tra l'altro sia voluto il fatto che la macchina sia quella di Lupin. Che bello. Mamma mia. Non ci muoviamo di un millimetro. A causa dell'incidente di questa mattina si riscontrano numerosi ritardi su molte linee ferroviarie. Un altro incidente, è come quel giorno dello scorso aprile, quando abbiamo visitato la scuola per la prima volta, ricordi? Eh sì. È passato quasi un anno da allora. Ripensandoci, mi sono comportato male con te, lasciandoti tutto solo in quella specie di ripostiglio. E poi, presto sarai... Ti sei fatto delle ottime amicizie qui. Farei meglio ringraziarli non appena arriveranno, non trovi? No, appena arriveremo. Eccoci qua. Che bravo uomo che è Sojiro. Wow, namaste. Oh, ce l'hai fatta. È passato di tempo. E ti trovo bene. Sembri stare bene, ne sono felice. Per fortuna non mi hanno pestato in carcere. Sei là. E alla fine il migliore, io. Ci si rivede, Phoenix. È bello vederti. Sono tornato. Ok, prendiamo un tavolo. Devo andare a fare un po' di spesa. Sono certo che avrete un sacco di cose da dirvi. Ora manca solo una persona. Due, in realtà. Ma mi ha mandato un messaggio dicendo che sarebbe venuta qui subito dopo gli allenamenti. Immagino che sarà qui a momenti. Scusate il ritardo. Phoenix Senpai. Bentornato. Bene, ci siamo tutti. Forza, Sumire, siediti.
Cavolo, è andata bene, vero? Sono così contenta che nessuno di noi si sia arreso. Ne è valsa certamente la pena. Non sapevamo più cosa fare dopo che ti avevano portato via. E poi abbiamo capito una cosa: anche senza il metaverso, tutti i poteri speciali, possiamo ancora cambiare la realtà. Senza fare almeno questo, avremmo tradito il motivo per cui ci siamo posti a Maruki. Ci occuperemo delle ingiustizie di questa realtà con le nostre forze. Su questo siamo tutti d'accordo. Ehi, da allora non abbiamo fatto altro che farci il culo per farti tirare fuori dalla prigione. E non eravamo solo noi. Tutti quelli che credevano in te ci hanno dato una mano. E grazie a questo abbiamo di nuovo il nostro leader. Ce ne avete messo di tempo. Mi avete salvato. Abbiamo ricambiato il favore. Ti hanno trattato bene, vero? Aspetta, sei dimagrito. Sarebbe comprensibile. Ho sentito dire che il cibo in prigione è piuttosto disgustoso. Dici un po', cosa mangiavi? Già, tipo insetti, sgombro fermentato, magari del durin. Non è questo il punto. Però vorrei saperlo. Beh, presto, mangerai come si deve. Il capo è andato a prendere un po' di roba per il nostro party. Dai, siamo di nuovo tutti insieme, è ora di festeggiare. Dovevi avere davvero fame, Phoenix-kun. No, è quello di Yusuke. Oh, non sei stato tu? Mi dispiace. Era Sumire. Sojiro tornerà presto, tieni duro. Oh, già. Scusa, se non mi faccio gli affarucci miei. Ma il capo ci ha detto che il prossimo mese tornerai a casa. È così. Non puoi restare qui. Abbiamo provato la tua innocenza, è vero. Ma quella gente ti guarderà ancora storto, o sbaglio? Tornare lì non ti metterà a disagio. Dai, che succede? Eravamo così entusiasti un attimo fa. Sentite un po', se il nostro leader se ne andrà, allora stavolta le Ladri Fantasma si scioglieranno per davvero, no? Oggi festeggeremo la scarcerazione di Phoenix e celebreremo il giorno del nostro scioglimento. Ma che celebrazione sarebbe? Io dicevo seriamente. Mi sembra un'ottima idea. Hai proprio ragione. Dovremmo solo raddoppiare l'entusiasmo. A proposito, c'è una cosa che devo dirvi, ragazzi. Ho deciso di andare con Phoenix quando partirà. Dopotutto, è un tipo speciale. E poi ci vorrà qualcuno che lo tenga d'occhio in caso torni ad essere un delinquente. Non lo sono mai stato. Davvero? A ogni modo, voglio che il party di stasera sia anche per la mia festa d'addio. Non so, è così importante. Sarei qui ancora per un altro mese, giusto? È troppo presto per una festa d'addio. Non farebbe che creare confusione. Il senso del party è un altro. E che palle! Ah, come osate! Sumire, almeno tu sei dalla mia parte, vero? Ah, dice a me. E allora che ne dite di farlo diventare il secondo round del party di benvenuto? Ora sì, il mio party di ribenvenuto. Il caso è chiuso. Ora per quanto riguarda il cibo, esigo del sushi! Sushi! Accidenti, se fate rumore, vi si sente dalla strada. Capo, sono cattivi con me. Chiassoso come sempre. Ehi, non sono mica un gatto qualsiasi. Guarda che non capisco la tua lingua. Ecco, prendi. No, preferirei di gran lunga del sushi piuttosto che... Ah, ma è delizioso! Accidenti, questo piccoletto sa come imporsi. Chissà da chi ha preso. È solo parte integrante di chi sono. È l'unico inimitabile Morgana. Smetti di fare il gradasso, sei solo un gatto ora. Chiudi il becco, non accetto questi tuoi commenti da una stupida scimmia. Cos'è stato? È proprio per questo, vedi? Ti scaldi così in fretta. Ah, e poi sei anche sboccato. Piccolo ma... Perché non sparisci un'altra volta? Ah, è finitela. Dovremmo festeggiare, non litigare. Ci risiamo. Beh, non cambiate mai, vero? Già, sul serio. Come quello strambo di Inari. A chi hai dato dello strambo? Non preoccuparti. Essere strambi è un segno della tua individualità. Non c'era bisogno che lo difendessi su quello. Beh, comunque, siamo tutti qui.
Diamo inizio alla festa. Molto bene. Sojiro, voglio del sushi. Sushi, sushi, pago io allora, sono ricca. Cibo squisito, lenzuola morbide. Come si dice, casa dolce casa. Anche se in questo caso è un palazzo abbandonato. Ehi, prenditi cura così di me anche a casa tua, ok? Ecco, volevo chiederti una cosa. Dimmi. Ricordi la parte finale del palazzo di Maruki, quando ho iniziato a volare? Non è stato un sogno, vero? Perché lo chiedi? Voglio dire, non è nulla di importante, ma non riesco ancora a capire come sia stato possibile. È solo un'ipotesi, ma hai ancora la stella che ci ha dato Yose. Quando vi dicevo che tutti i pezzi di questo gioco si collegavano in quel momento, mi riferivo proprio a questo, la stella di Yose. Ehi, La stella ha perso il suo splendore. L'ultima volta che l'hai guardata risplendeva, giusto? Allora era davvero l'effetto della stella. Ah, ma certo che lo era, ora che ci penso. Non esiste altro modo per rendere cognizione comune l'idea di un gatto che diventi un elicottero. Beh, ormai col metaverso abbiamo chiuso. In più ha funzionato solo in quel caso disperato. Ho la sensazione che non accadrà per un bel po'. È vero. La festa non è finita, domani c'è quella vera. Ho anche un regalo, stiamo un po' insieme, solo noi due. Cosa dovrei fare domani? Vederti con Futaba, ovviamente. Oh, va bene. Sì, allora invado camera tua domani. Va bene, me ne vado. Non cambi mai, vero? Su, andiamo a letto. Da domani lavorerai al locale, giusto? Già. Non vado neanche a scuola. Esistono veramente i ladri fantasma? La domanda è rimasta quella di Natale. Ogni giorno è una noia. Non mi importa se è solo cortesia, voglio del cioccolato. Cosa? Gli dai del cioccolato? Guarda dove vai, vecchio. Chi se ne frega di San Valentino? Eccoci qua. San Valentino con la nostra patata. Ah già, oggi è San Valentino. Ecco perché sono venute così tante coppie. Tu, non è niente di bello in programma. Insomma, sei qui da quasi un anno. Sapessi ai miei tempi quante ne... Tra l'altro, nella versione inglese, Sojiro diceva "Oh boy!" Che cazzo? Io... Ciao. Ma sei stronzo! Ti fai mia figlia! Hai ancora il lavoro? Non mi hai neanche portato qualcosa. Beh, ecco. Non fatevi trasportare dall'atmosfera, va bene? Me ne vado anch'io. Se c'era Anne in questa scena, Morgana faceva il geloso. Oh, Mona. Ti preparo del caffè. Ok. Caffè dolce, mi raccomando. Cacchio, sarà perché è passato un po' di tempo, ma sono imbarazzata. Sei adorabile. Ma sta zitto. Ehi, devo dirti una cosa. Quando ho scoperto cos'era successo, ero terrorizzata. Cioè, tipo, veri e propri attacchi di panico. Colpa mia. Ah, ti meriti un punto di perdono. Scusa, ma in quanto compagna di squadra, fidanzata, devo chiedertelo. D'ora in poi, non tagliarmi fuori. Se sei in difficoltà, lascia che ti aiuti. Bene, con questo le smancerie sono finite. Ok, quindi ora... Cioccolatini, perché è San Valentino. Funziona così, ed è a forma di Morgana. È a forma di Morgana. Oh, cariuccia lei. Mi rende felice. Davvero? Beh, vale anche per me. Cioccolato di Futaba. Suppongo che siamo tornati nella realtà originale, eh? Già. Comunque credo che sia stata una decisione giusta. A volte è ancora dura, ma faccio progressi. Ti sosterrò. Grazie, supererò anche questa. Ehi, possiamo sederci insieme, intendo? Grazie. Oh, il mese prossimo tornerai a casa, eh? Non voglio che ci separiamo.
Già, vale anche per me. Ma non cercherò di fermarti. Sto solo pensando ad alta voce, ma quando entrai nel ladri fantasma volevo solo una cosa: scoprire dettagli sulla morte di mia madre. Ma adesso c'è un'altra persona che voglio aiutare. Non come ladra fantasma. Non si tratta di un salvataggio. Voglio fare di tutto per renderla felice. Stai parlando di... probabilmente un idiota. Allora parla di Inari. Conto su di te, ok? Molti shippano Fox insieme a Futaba, tra l'altro. Ho trascorso una serata romantica con Futaba. Oh, caruccetti loro. Ah. Oggi, in teoria, avessimo molte fidanzate, succederebbe qualcosa di brutto. O un altro giorno, non mi ricordo. Comunque succederebbe qualcosa di brutto. Fortunatamente siamo brave persone. Tempismo perfetto, hai un ospite. Scusa per il disturbo, così presto di mattina. Mi chiedevo se ti potesse piacere. Non sei obbligato, ovviamente. Il giricioco di Sae. Oh, mi hai aiutato davvero molto. Volevo esprimere la mia gratitudine. Che tra l'altro nel gioco c'è un cut content che riguardava una romance proprio con Sae. Sinceramente mi va bene anche che non ci sia. Certo sarebbe stato carino, ma mi va bene così anche. Forse sto dando un'impressione sbagliata. Non l'ho fatto per l'intenzione di darti degli avanzi. Per niente, grazie. Sono io che dovrei ringraziarti. Quindi, grazie, Star-kun. Ma guarda un po' questo tipo fortunato. Una bella ragazza passa così presto per dargli dei dolci. Spero che non ti dispiace se sono passata. Di certo ne avrei già ricevuti da una persona speciale. Già. Devo proprio andare, comunque. Scusa l'intrusione. Ovviamente il mio debito non è saldato. Del cioccolato non basterà per tutto ciò che hai fatto per me. Ci vediamo. Oh, grazie. Ah, Phoenix-kun. Ho sentito che ti hanno scarcerato. Sono felice di vedere che stai bene. Mi aspettavo almeno una telefonata, però. Colpa mia. A ogni modo sei libero e vale la pena festeggiare. Oh, mi stai regalando il cioccolato anche lei. Non lo sapevo. Giri gioco di Oya. Aspettavo l'occasione per darti questo. Ottimo tempismo. Ieri sera era San Valentino, ricordi? Li accetto volentieri. È solo per mostrare la mia stima. Non sentirti il compa se non mi hai dato nulla. Ti va di considerarlo un segno di fiducia? Da un compagno dall'altro. Ci si vede? Oh, grazie. Me lo darà anche Kawakami. Me lo stanno dando tutti il cioccolato. Oh, giorno. Di solito non ci incrociamo qui, vero? Già, questo è per te. Non lo sapevo. Non lo sapevo che rifiutando tutte o comunque avendo solo una fidanzata, le altre ti dessero il cioccolato. Giri cioco di Han. Pensavo di darteli a scuola, ma visto che siamo qui, ecco dei cioccolatini, sai, per San Valentino. Come amanti, come amici. Come amici, grandi amici. Conto su di te. Sono... io voglio bene sta gente. Oh, Phoenix. Che tempismo. Stavo giusto venendo in classe da te. Ecco, prendi. Giri cioco di Makoto. Sono cioccolatini. Un segno di gratitudine per ciò che hai fatto. Contraccambierò. Grazie. Tranquillo, non è niente di particolare. Ci vediamo presto, ok? Ma dai, anche lei! Oh, Phoenix... Cioè dai, sullo stesso corridoio praticamente. Oh, Phoenix Senpai! Scusa, non volevo tenderti un'imboscata. Ma ho questi per te se vuoi. Giri cioco di Sumire. Sono cioccolatini. Un segno di stima e rispetto. Beh, detto così sembra fin troppo impegnativo. Li accetto volentieri. Oh, non preoccuparti, non è niente di particolare. Volevo solo dimostrarti che apprezzo ciò che hai fatto per me e spero che le cose non cambino. Certo. Bello. Ora Mako... no, Haru. Oh, ciao Phoenix-kun.
Sono felice di averti incontrato. Volevo darti questi. Giri Choco di Haru. Ho preferito aspettare. Non volevo essere di troppo nel caso li avessi ricevuti da una persona speciale. Che bello che nessuno sa di me, Futaba. Fai sempre tanto per me. Era il minimo che potessi fare. Grazie. Certo, dovremmo prenderci un caffè di tanto in tanto. Fammi sapere quando sei libero. Certo. Manca ancora un mese, possiamo farlo. Oh, è venuto fuori da scuola. Oh, Phoenix-kun, sono felice di essere riuscita a vederti. Sono contenta che tu stia bene. A proposito, ho un pensiero per te, se vuoi accettarlo. Giri Choco di Ifumi. Grazie. In questi giorni le persone donano cioccolatini agli amici speciali, anche solo platonici. Mi sembra l'occasione ideale per festeggiare il tuo ritorno ed esprimere la mia gratitudine. Li accetto volentieri. Grazie, senpai. Sensei, volevo dire. Spero che lo shoji ci faccia avvicinare ancora di più. Kawakami? No, Chihaya. Ehi là, Star-san. Aspetta, voglio scommettere su Kawakami che viene a casa nostra a farci un massaggio. Sapevo di trovarti qui. Oh, non ti stavo spiando. Ti ho fatto solo una lettura. Ora che abbiamo chiarito, prendi questi. Va bene, grazie. Giri Choco di Chihaya. Per festeggiare la tua libertà e per ringraziarti di tutto ciò che hai fatto. Li accetto volentieri, grazie. Se avrai ancora bisogno dei miei poteri, chiedi pure. Purtroppo no, Chihaya. Ti aiuterò sempre volentieri. Grazie. Oh, ma guarda. Bentornato. Non ero certa di incontrarti, ma tempismo perfetto. Ecco, prendi. Giri Choco di Takemi. Grazie. Ho pensato che meritassi un segno di apprezzamento. Come amanti? Come amici? Chi può dirlo, ma non sperarci troppo. A quanto pare ne è passato tante. È bello vedere che sei quello di sempre. Ricorda, se mai dovessi sentirti qualcosa, sono a due passi. Chiama quando vuoi. Chiamami. Ci vediamo allora. Oh. So che è un po' improvviso, ma puoi dare un'occhiata al locale? Devo uscire per un po', puoi tenere d'occhio il locale? Certo. Lo sapevo, dai. Però non ho indovinato del tutto. Oh, stai lavorando? Scusa se ho disturbato. Ho pensato di passare tornando a casa dal lavoro, anche per darti questi. Giri Choco di Kawakami. Hai fatto così tanto per me, volevo ringraziarti. Lo accetto volentieri. Oh, mentre lavoravo non potevo dirlo, ma... Bentornato, sono contenta che tu stia bene. Oh, giusto. Ho preparato una piccola guida allo studio per le lezioni che hai perso. Ci sono cose più importanti. Se hai problemi con qualcosa chiedi pure, ok? Sono la tua insegnante, è il mio lavoro. Che bello vederla sorridere così. All'inizio quando era un'insegnante... Non l'avremmo mai vista così. Adesso guarda che bel sorriso. Comunque ci vediamo a scuola. Che bel sorriso, Kawakami. Oh, sta nevicando. La Madonna. Il 2 aprile, di già. No, il 2 marzo, cavolo dico. Ehi, siete tutti liberi domani, dopo scuola? Io dovrei esserci, perché? Vorrei parlarvi di una cosa. Stavo pensando che potremmo vederci tutti alle blanche. Puoi chiedere al capo se è disponibile, Phoenix. Ricevuto. A me sta bene. Anche a me. Posso raggiungervi appena esco da scuola. Affermativo, anche qui. Lo stesso vale per me. Allora ci vediamo tutti lì appena possiamo. Sì, a domani, ragazzi. Ryuji vuole parlare. Gli sarà successo qualcosa? Ah, boh, non lo so. Oh. Sicuro che mi vuoi tra i piedi? Posso uscire per un po' se vuoi. No, preferisco che restassi. Preferirei. Tutti quelli a cui devo qualcosa devono ascoltare. Sto pensando di andarmene. Andartene? È che è successo un sacco di roba quest'anno, sapete? Mi ha fatto riflettere sul futuro e sul fatto che voglio ancora tornare nella squadra di atletica.
Così, voglio trasferirmi vicino a un centro di riabilitazione, curare il ginocchio mentre vado a scuola. Forse inizierò già dal prossimo mese. Capisco, è piuttosto improvviso. An? A dire il vero, anch'io ho una notizia da darvi. Ho intenzione di andare a studiare all'estero, per un breve periodo. Mi stavo chiedendo quale potesse essere la mossa giusta per la mia carriera, così... Andate via anche voi. Io e Haru andremo a vivere da sole a partire dal prossimo mese. Quindi ci trasferiremo nello stesso periodo di Ryuji, probabilmente. Io ho intenzione di continuare a imparare come cose in azienda mentre frequento l'università. Per questo Mako-chan e io discutevamo sul fatto che non riusciremo più a vederci spesso. Glielo dici anche tu? Allora... Ho superato l'esame d'ammissione. Da aprile sarò una liceale. Prima il liceo, poi l'università e poi... potrò davvero fare ricerca sulla scienza psicognitiva. Anche tu, Futaba? No, scusami. Dovrei farti un grande in bocca al lupo. Nah, non hai tutti i torti. Ognuno sta andando per la propria strada. Saremo sempre connessi. E tu, Yusuke, non fai nulla. Oh, parli dei legami che abbiamo creato tra di noi. Ottima osservazione. Sembra che stiate facendo tutti dei grandi passi avanti. Io tuttavia non andrò da nessuna parte finché non avrò terminato il mio dipinto attuale. Non importa quanto ci vorrà, esprimerò il sentimento cresciuto in me dal nostro primo incontro. Anche questo è un bel passo in avanti, no? Non importa cosa accadrà o quante volte potremmo cadere, seguiremo sempre la strada in cui crediamo. E questo che vuol dire essere un ladro fantasma. Non darti tante arie, gatto. Non sono un gatto. Beh, immagino di sì. Non accetterò la realtà del Doc, ma se non fosse stato per quello, non so se ora mi sentirei così. È un po' come capire ciò che voglio fare nella vita. Forse ho imparato a credere davvero nel mio futuro. In tal caso, non credi che anche Sumire abbia imparato la stessa cosa? Voglio dire, in questo momento è da allenarsi. Magari la sua opinione è diversa da quella dell'Adri Fantasma, ma possiamo imparare molto da lei. Oh, a proposito, Sumire mi ha lasciato una cosa. Mi ha detto che ha dimenticato di darcela l'altro giorno. Ecco qua. Ma è un ritaglio di giornale. Immagino l'abbia trovato per terra quando siamo usciti dal palazzo di Maruki. Questo articolo è il caso della fidanzata del dottor Maruki, quello in cui la famiglia è stata uccisa. Scommetto che è questo il tesoro del dottore. Così il suo caso è stato l'origine della distorsione di Maruki. Vuoi tenerlo tu, Phoenix? Certo. Sarà sempre un mio ricordo ora. Dobbiamo vivere le nostre vite e inseguire i nostri sogni. Altrimenti il dottor Maruki riderebbe di noi. Hai perfettamente ragione. Certo. Beh, sono colpito. Siete diventati tutti piuttosto maturi. Quindi, in onore del prossimo capitolo delle vostre vite, prendete pure quello che volete. Offro io. Grazie. E vai, mangiate e bevete in quantità, gente. Eh? Grazie per la generosità, capo. Non era quello che ho detto. Almeno voi potete andarci piano. La prego, mi dia da mangiare, non mangio da una settimana. Povero Yusuke, povero in tutti i sensi. Sarà Sumire? Ciao, senpai! Scusa se ti scrivo a quest'ora. Volevo solo mandarti questa foto della nostra prima visita dell'anno al santuario. Oh, che bei ricordi. Ma, scusa un attimo, in teoria non l'abbiamo fatta. È vero, sono già passati 2 mesi. Scusa un attimo, io ero in prigione dall'anno scorso. Com'è possibile che io ho questa foto? Che l'abbiano fatta e sia rimasta salvata nel telefono? Quindi le foto dell'altra realtà sono rimaste? Non lo so. O magari siamo andati poi al tempio. Questa foto mi trasmette sempre delle sensazioni contrastanti. Quella dovrei essere io, ma in un certo senso non lo ero. Mi fa capire quanto fossi persa nell'identità di Kasumi. Sei Sumire adesso.
Proprio così, non ho più intenzioni di scappare. In verità c'è un'altra foto che vorrei farti vedere. Ecco qua. È un po' imbarazzante. È una foto che mi ha fatto la mia coach. Una foto della vera me. Gli allenamenti sono duri e a volte è davvero difficile, ma sento che finalmente sto voltando pagina nella mia vita. Ti sosterrò. Quando mi dici queste cose sento come se potessi conquistare il mondo intero. Farò in modo che il nostro sogno diventi realtà e lo farò nei panni di me stessa, non di Kasumi. Mi farò strada fino ai vertici della ginnastica artistica. Tu mi resterai accanto fino ad allora. Certamente. Oddio, non so perché, ma mi sto commuovendo. Mi sciolgo in lacrime per un nulla. Vorrei dire che sono proprio tornata a essere Sumire. Oh, la mia pausa è finita. Devo tornare ad allenarmi. Ci sentiamo dopo. Sumire ha imparato a camminare con le proprie gambe. E anche noi ci batteremo per i nostri obiettivi. È vero.